Nel match infrasettimanale della quarta giornata, il Pineto pareggia per 0-0 allo stadio Filippo Titella contro i padroni di casa del Vasto Girardi. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo vincente con gli Alto Molisani in 10 uomini. Calcio d'inizio per gli ospiti, il match vede alta intensità da ambedue le parti, primo squillo adriatico della Quercia, ruba palla e innesta una buona ripartenza, Maio premia Giambè che dal limite spara alto. La partita è abulica di emozioni, il primo acuto dei padroni di casa arriva al 26esimo, Hernandez scardina la retroguardia avversaria, ma da ottima posizione non è preciso, sempre gli Alto Molisani si affacciano al 40esimo, Canale sgroppa sulla destra e incrocia, Mercolelli disinnesca in corner dalla bandierina, Capitan Ruggeri ci prova dalla stessa, Mattonella vincente di 3 mesi fa, Orsono nel playout contro il Castelnuovo, senza successo questa volta. A fine primo tempo erroraggio della retroguardia molisana, Giambè sgraffigna la sfera e si invola tu per tu con Petriccione, Modesti lo atterra e riceve il rosso diretto da parte del direttore di gara, acqua fredda di Molfetta, dal calcio piazzato nulla da segnalare. Nella ripresa la partita vede un piccolo ritardo a causa di un buco nella rete, difesa da Mercorelli, ci prova Giambè a rompere gli equilibri, funambolo l'ex Castelfidardo ma perde l'attimo vincente, cresce l'11 del presidente dottor Silvio Brocco su corner Maio, pregevole per Losicco a centimetri dallo 0-1 il Pineto, sempre gli abruzzesi spingono, Domizzi recupera un pallone sanguinoso, Petriccione ci mette una pezza, sul capovolgimento di fronte Lo Russo si invola a tu per tu con Mercorelli, monumentale a respingere in angolo, è l'ultima emozione di un match sonnolento caratterizzato da un forte vento che ha inciso sui valori in campo. Vasto Girardi e Pineto si dividono la posta in palio per 0-0. Assolutamente mezzo pieno, sicuramente un pizzico di dispiacere perché primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni che potevamo per sbloccare il risultato. Anche il secondo tempo, tutto sommato, un paio di volte con un po' più di lucidità potevamo essere più pericolosi, però sicuramente mezzo pieno, perché comunque tante volte in 10 si perde la bussola, invece devo fare i complimenti ai miei ragazzi che sono stati eccezionali. Non avete sofferto quasi nulla nel secondo tempo. Infatti è proprio questo che ho sottolineato adesso negli spogliatoi, ho fatto i complimenti perché è una partita di sacrificio, comunque il Pineto ha grandissime individualità ed è una squadra ottima, quindi ho preferito proprio evitare di mettere in condizione i loro giocatori di potersi esprimere, soprattutto nel secondo tempo, quindi ripeto che sono strafelicissimo proprio dell'abnegazione che hanno portato in campo il secondo tempo. Purtroppo gli infortuni capitano, ci è successo e siamo stati bravi a tener botta. Esatto, dai, bene perché non abbiamo subito gol, venivamo da prime tre partite dove dal punto di vista difensivo abbiamo commesso qualche ingenuità, quindi magari oggi era importante fare una fase difensiva, non subire gol, quindi da questo punto di vista sicuramente molto bene da parte di tutta la squadra. È normale che nel momento in cui ti trovi in superiorità numerica per tutto il secondo tempo ti aspetti qualcosina in più, soprattutto ci è mancato un po' l'ultimo passaggio, un po' di qualità e lì dobbiamo crescere, però è un bicchiere sicuramente mezzo vuoto per come si era messa la partita, però ci sono anche tanti aspetti positivi da cui poter e dover ripartire. Sì, arriva subito questa partita casalinga domenica contro la Vigor Senigallia, è normale che dobbiamo andare lì con un unico obiettivo che sono i 3 punti.